Grazie, buonasera. Brahms, intermezzo opera 118, numero 2. Un pezzo che ci mostra come a volte la musica può avere una forte risonanza autobiografica, e cioè può parlare di noi, della nostra storia e di quello che siamo. E lo fa dando un senso al tempo. Fin dalle prime note di questo pezzo ci accorgiamo che il tema profondo, per così dire, è l'esperienza del tempo che questo pezzo ci propone, e anche il titolo, Intermezzo, in qualche modo richiama il tempo. Lo stare in mezzo, lo stare tra, lo stare nel tempo. Ecco allora che questo pezzo ci insegna che ascoltare vuol dire vivere bene il tempo, regalando a noi stessi un presente non sprecato. Lo ascoltiamo. Thank you.
Grazie. Allora, dall'inizio c'è subito un carattere tipico dello stile pianistico di Brahms, il chiaro scuro espressivo. I bassi sono usati come zone d'ombra che addensano l'oscurità, mentre la melodia ha una luminosità e un candore quasi da luce bianca. Il risultato è questo singolarissimo senso di chiaroscuro. Luce e oscurità convivono senza che il confine sia certo tra l'uno e l'altro, come nel chiaroscuro pittorico. Questo accordo con cui si torna indietro, no? È veramente singolare, tipico di questo stile. Non abbiamo neanche cominciato, fateci caso, c'è l'abbozzo di una prima frase. Va bene, dopodiché... C'è questo accordo che è un sofferto ripensamento, una dolorosa rimessa in questione del discorso prima ancora che questo discorso abbia cominciato a svilupparsi davvero. Ecco, altro tratto caratteristico dello stile di Brahms. Spesso la musica di Brahms col suo procedere non è lineare, ma ha l'aspetto di una laboriosa e travagliata ricerca. Ci inoltriamo nel pezzo, ci accorgiamo che c'è una melodia che possiamo abbastanza facilmente memorizzare e provare a riprodurre con la nostra voce, è vero? Adesso proviamo subito. Allora, un gruppo di masochisti, dopo l'ultima lezione, ha avuto il coraggio di lamentarsi perché non vi avevo interrogati. Temerari. Adesso recuperiamo immediatamente. Allora, scherzi a parte, coraggio. Male, solito discorso, voci rovinate dall'alcol, dagli straiti, non importa, basta che cantiate la voce iniziale, la nota iniziale, tirari, pronti? Via. Tirari, ma adesso sottovoce. Avete capito, il clima è una... Dai, coraggio, cosa seguite a fare, mi incontri? Dai, via. Oh, tirari. Non ci urlate nel manico, ok? Dai. Ok, quindi è cantabile, però è un cantabile molto, molto diverso da quello dei compositori romantici della generazione che precede Brahms, anche se Brahms appartiene poi a questo solco, ma in modo diverso. E perché? Perché manca l'aspetto della complicità con l'ascoltatore. Vediamo cosa intendo. Sia Chopin che Schumann che Schubert, per citare tre sommi del romanticismo, tendono a stabilire un rapporto di complicità con l'ascoltatore nei punti cantabili, in modo diverso. Chopin intende la complicità come seduzione, usando la bellezza come ipnosi.
Chopin, no? Quattro note. Schumann invece intende la complicità come patto di confidenza intima con l'ascoltatore, quindi la musica diventa luogo di intimità e di confessioni. E Schubert invece intende a suo modo la complicità come familiarità e vicinanza colloquiale con l'ascoltatore. C'è nessuna di queste tre cose in questo cantabile. E allora cosa c'è? C'è un clima emotivo continuamente trascolorante. Quindi non siamo chiamati dalla musica a diventarne complici, ma siamo invitati ad entrarvi, ad entrare in questo clima. Ecco la ragione per cui la sintonizzazione con questo pezzo richiede un po' più di tempo. Carattere tipico dello stile di Brahms, l'esistenza di un'ampia zona intermedia tra piacere e dolore, caratterizzata proprio dalla commistione tra questi due estremi, sentite? Paradossale godimento travagliato, o se volete un travaglio goduto. Crescere, montare, vi siete accorti che qui, se fosse un compositore come gli altri, Brahms sta costruendo in modo quasi classico un punto culminante. Poi un po' di più, poi di più. Adesso arriva lo sfogo liberatorio, non c'è. Al posto dello sfogo liberatorio, Bach inserisce una frenata, quasi una battuta d'arresto. Fa un effetto incredibile, sentite. Che
chiaro così, proprio frena. Allora, questo è un altro tratto distintivo dello stile pianistico, sicuramente di questo pezzo e di molti pezzi simili di Brahms, cioè l'assenza di catarsi, cioè di momenti di completo sfogo liberatorio. E questa mancanza di questi momenti, ce n'è uno a malapena in tutto questo pezzo, in realtà paradossalmente accresce il fascino di questi pezzi, perché li rende leggermente introversi e con qualche cosa di inespresso, rendendoli quindi paradossalmente più interessanti, come accade a volte nelle persone. Vi sono persone che si ha la sensazione che non si aprono mai del tutto, e questo, anziché allontanarci da loro, le rende per noi ancora più interessanti. Ecco, nel caso di Brahms fa proprio questo effetto. Riascoltiamo dal Travaglio goduto. Cioè, forse il passaggio chiave dell'intero pezzo, secondo me, è questo. Qui Brahms scrive per pianoforte come se fosse un quintetto di violoncelli, con questo suono scuro e profondo. Si canta ancora fino alla fine. Provate un po'. Credevate. Via. Infingardi, come dice Paperon de Paperoni a Paperino. Via. Si fa più fatica, eh. È una scala, via. Poi quasi uguale, ma più sofferto. Fino alla fine, ma nel venir meno della luce e dell'energia. Si sente che siamo alla fine di un ciclo vitale. Progressivamente, eh? Interessante come ogni compositore abbia, per certi versi, una sua fisica dei movimenti. Per esempio, in Chopin si fluttua e si plana, in Schumann si vola e si precipita, in Brahms spesso si sprofonda, come qua. Si sprofonda nel suono, nell'oscurità e nel tempo. È il lato abissale di Brahms. È anche il lato cimiteriale di Brahms, funereo, sepolcrale, no? È Brahms che si costruisce con i suoni il proprio monumento funebre, come aveva fatto Canova anni prima. La cosa più impressionante è, come sempre in musica, nella musica d'arte, nelle retrovie. Vi siete accorti? C'è una specie di tarlo che rode ossessivamente in fondo, che è tirare, una specie di controcanto inchiodato. E alla fine, peggio di tutto, è irriconoscibile. Ma sapete che queste tre note da dove vengono? Si stenta a crederlo.
sono le tre note ex luminose dell'inizio, che adesso sono diventate un oscuro e sinistro monitot. Adesso suono volutamente un po' male per farvela sentire di più. Sono come quei teschi scolpiti fuori dagli ossari che ammoniscono il passante dicendo sostanzialmente: ricordati che devi morire, no? Quel che sarete voi, noi siamo adesso, che si scorda di noi, scorda se stesso. È quel filone lì, memento mori, si chiama il genere raffigurativo pittorico. Ricordati che devi morire. Ecco, in 10 secondi di musica Brahms ha costruito tutto questo. Riascoltiamo da un po' prima dal godimento travagliato. Fuori una voce luminosa femminile. Quasi col tono di una donna che si rivolge al proprio bambino. Una cosa che ci prende veramente alle spalle. Non ce l'aspettavamo. Abbiamo capito che siamo dentro in un orizzonte di complessità. Proprio la complessità come ricchezza, niente qui è bidimensionale, niente è lineare, niente è del tipo 2 più 2 fa 4. Ecco, siamo proprio dentro in un mondo stratificato, complesso, incredibilmente ricco. È evidente che Bach, Brahms, al procedere lineare della musica, preferisce sicuramente un percorso intensamente accidentato. Questo è un altro passaggio incredibile, dal mausoleo alla voce di donna. Sono contrasti che sembrano anticipare, non so, il Wozzeck di Berg. Facciamo dal mausoleo. Parte proprio un passaggio. Quando ero ragazzo, i concerti pop nei punti così si accendevano gli accendini, si faceva così. Non so se si usa ancora, lo dicano i giovani in sala, si usa ancora? Quando sono i momenti di ballad, eccetera. Ecco, questo qui è veramente un passaggio da accendini, vediamolo bene. Fa ottenere questo effetto incredibile con una doppia trasfigurazione. Primo, si trasfigura un lontano eco di idillio pastorale, quasi un suono di campane lontane, ma trasfigurato, ecco il tema del tempo, in pura esperienza interiore. Non ci sono contadini, non ci sono pecorelle, non ci sono ruscelli, pura esperienza interiore dell'idillio. Seconda trasfigurazione,
ancora di più alto livello volendo, si trasfigura il modello operistico ottocentesco dell'opera italiana, del classico tenore, scusate, duetto d'amore fra soprano e tenore. Per cui molto alla lontana si sente una lei, la cui voce ormai è ridotta a questo singulto, no? Ma c'è dentro tutto. Soprano. Cosa vuol dire l'economia di mezzi, no? La Traviata è ridotta a quattro note, ma non sono meno intensi. E sotto il tenore, che qui in realtà è un tenore molto pianisticizzato. Naturalmente non è un vero duetto, insisto, è 10 volte trasfigurato, non c'è un lui, non c'è una lei, non rimane nulla se non anche qui l'esperienza di una corrispondenza di amorosi sensi. Il duetto tra soprano e tenore diventa un triangolo, cioè si estende, si estende addirittura al basso, con un effetto spettacolare di ampliamento dello spazio sonoro ed emozionale. Ascoltiamolo. Abbiamo ascoltato in realtà, vabbè, prima ascoltiamo e poi lo sentiamo nella catena, se no non funziona. Almeno da direi dall'episodio funebre, così fa tutto il suo debito effetto. Questo è un segno inequivocabile che siamo di fronte a un capolavoro, perché è solo nella musica d'arte che si fa così fatica a trovare un punto convincente da cui riprendere. È un segno chiarissimo e inequivocabile del fatto che le cose sono mostruosamente interconnesse. Capito? Io provo a suonarvi l'idillio, ma l'idillio da solo non fa nessun effetto. Torno un po' indietro, ma non sono soddisfatto. Dovrei cominciare dalla prima nota. Non lo faccio, ma è un segno inequivocabile che qui c'è al più alto livello quel fenomeno tipico dei grandi capolavori musicali, che è l'interconnessione strettissima tra gli elementi. Accontentiamoci e facciamo dal mausoleo funebre, dal memento mori. Dimensione riepilogativa, che è proprio tipica, no, della musica di Brahms. Finale della prima parte, come l'inizio, ma con questa attrazione verso il registro grave del pianoforte, che sembra veramente un progressivo scendere al centro della terra, no? Poi, a sorpresa, dalle dense, spesse maglie di questo pezzo emerge questo canto limpidissimo, incredibilmente poetico, quasi una narrazione seconda.
questo episodio è interamente figlio di Schumann. E di Schumann ha proprio questa poesia struggente che ancora una volta ci prende alle spalle. Siccome Brahms non è certo tipo da avere poca personalità, in realtà non suona come Schumann, suona come Brahms, anche se è figlio di Schumann. E perché suona come Brahms? Perché c'è tutto Schumann, ma proiettato sullo sfondo di un mondo che muore. E questo è il mondo interiore di Brahms, non di Schumann. L'effetto è proprio incredibile. Tanto c'è anche qui una sorta di reminiscenza, di trasfigurazione di un duetto, no? Lei, ma c'è anche un lui. È in realtà un duetto strumentale. Oboe. E fagotto e poi corno inglese. Ma non suona come un vero duetto, di nuovo, è tutto trasfigurato. Suona come un momento di condoglianza, nel senso di un dolersi insieme. Man mano si moltiplicano, no? Lo spazio interiore delle emozioni è una caverna piena di echi. Terra desolata, no? Aprile è il più crudele dei mesi, genera l'illà da terra morta, confonde memoria e desiderio, risveglia le radici sopite con la pioggia della primavera. Tutto si immobilizza e si rapprende. Improvvisamente austeramente processionale, no? Con qualcosa di ieratico, di sacerdotale e cerimoniale. In effetti è un corale. Emerge quindi la dimensione religiosa che viene a Brahms dalla tradizione protestante, dalla tradizione luterana. È un corale trascritto sostanzialmente idealmente, non che esistesse fuori da questo pezzo, per pianoforte. Ma qui per la verità non c'è nulla di celeste. Usando l'espressione, usando il titolo di un libro del mio caro amico Duccio Demetrio, la chiamerei La religiosità della terra. Liturgia della luce. Della luce, ma con un fondo oscuro.
Perché questo è un raro passaggio in Brahms quasi un po' simbolista. Cioè questi accordi sono eloquenti, è vero, lasciano molto ad intendere, ma non sono veramente pienamente decifrabili, così come non è chiarissimo il senso ultimo di questo episodio messo proprio al centro del pezzo. Sì, generano sicuramente un remoto e arcano splendore, ma non sono completamente decifrabili. Quindi emerge in questo senso un fondo anche impenetrabile della musica di Brahms. Dopo questa ambigua oasi contemplativa si ricomincia con un gesto tipicamente romantico. L'inesorabilità del vento della passione. Discretamente narrativo che c'era prima, scusate, l'oboe e il fagotto, qui diventa, sfocia, diciamo, apertamente in un vero e proprio tono da ballata, quindi epico, è un tono da saga o da leggenda nordica, di cui Brahms è veramente maestro. Montale, Dora Marcus, la tua irrequietudine mi fa pensare agli uccelli di passo che urtano ai fari nelle sere tempestose. È una tempesta anche la tua dolcezza, turbina e non appare, e i suoi riposi sono anche più rari. Quell'unico punto culminante quasi completamente sfogato a cui ho fatto riferimento prima è naturalmente questo, tra l'altro con una tipica situazione emozionale per Brahms, cioè il trascolorare del tempo e delle stagioni sentito nell'imminenza tragica della fine. Transizione. Si scende un silenzio diverso sulla sala già adesso che sto parlando, interrompendo. Fateci caso quando poi lo risuono. Succede veramente un'alchimia magica qua. Un momento di transizione in cui la musica si fa lingua del tempo, per così dire. Ancora il tempo di cui parlavo all'inizio, ed è un tempo fatto di puri eventi emozionali, cioè sono sostanzialmente trapassi di stato. Ascoltiamo da un momento prima. Thank you.
questo momento incredibile in cui torna quello che definirei l'aspra dolcezza dell'inizio, ma fa un effetto come se fossimo scesi ancora più in profondità dentro noi stessi dopo tutto quello che è successo. Faceva? Vediamo se siete stati attenti, cantiamo un momento l'inizio, pronti? Tirari via, tirari, tirari, dai coraggio, c'è questa sofferta tanto per cambiare frase ascendente, no? Tirari, ci si aspetta per la terza volta questa sofferta frase ascendente, dopo questo inizio. Aspetta, invece a sorpresa finalmente una frase agevolmente discendente. Una sorpresa meravigliosa che scalda il cuore. Si crea a sorpresa un delizioso momento di amabilità viennese, ma pieno di malinconia struggente. Risentiamo. Anticipare il Cavaliere della Rosa di Richard Strauss con i suoi Walter Morenti. C'è veramente la fine di un mondo qua dentro. Ma la solita battuta d'arresto, la rimessa in questione, ormai insomma abbiamo familiarizzato con questi elementi. Cammino intensamente accidentato. Tanto anche, sentite come suonano questi accordi, non suonano come negli altri compositori, suona rallentatore. Avevamo parlato prima del chiaroscuro, no? Ecco, il chiaroscuro qui è talmente intenso, proprio come in pittura, che crea un effetto tridimensionale. Cioè l'impressione che abbiamo è che questa musica non sia fatta di linee che si sovrappongono e si intrecciano su un piano, com'è per esempio il caso di Bach. Sostanzialmente, come dire, planare del piano, ecco. Invece qui è come se ognuno di questi accordi fosse in Brahms un corpo dotato di volume, spessore e profondità. Sentite nella mano sinistra. Questa è proprio una scrittura allo stato puro del corale protestante. I corali di Bach hanno nel basso del tenore questa linea qua. C'è proprio
proprio una presenza solida, direi, corporea della tradizione in tutto questo pezzo. Diventa esplicita in quel passaggio ambiguo che ho detto è un vero e proprio corale, no? Quello degli accordi luminosi e oscuri insieme. Qui è proprio una citazione, diciamo, esplicita. Ma c'è sempre nelle retrovie. Questo modo di scrivere non viene dalla tradizione pianistica. Chopin non scrive mai così. Sono voci di un corale, quindi c'è proprio questa presenza della tradizione incarnata nella scrittura che dà a tutto proprio solidità, profondità e spessore. È chiaro che voi non vi accorgete del corale, ma sentite queste caratteristiche qui, la solidità, la profondità e lo spessore. Travagliato. Fateci caso, questa musica è al tempo stesso fluida e stratificata. Il modello fisico è il magma. Trascolorare, questa luce cangiante per cui la coloritura emotiva cambia secondo dopo secondo, no? In un modo che confonde, potremmo dire, con Eliot, ecco, diceva Eliot, memoria e desiderio, qui confonde veramente piacere e dolore. Tanta l'intensità. Questa è la salita che non porta a un vero punto culminante, ma notate che più diventa intensa questa salita e più diventa spesso e corposo il tessuto. Questa è un'altra differenza molto importante con gli altri romantici, quelli che vengono prima, perché l'ideale espressivo dei romantici, penso di nuovo a Chopin e a Schumann soprattutto, è quello dell'immediatezza espressiva, è un'illusione artistica, e dietro c'è la stessa quantità immane di lavoro e di studio, però l'effetto finale deve essere quello che il canto, come illusione artistica per chi lo ascolta, sgorghi direttamente dal cuore del compositore. Magari poi ha lavorato 5 anni, ok, a quel pezzo lì, ma fa niente, l'effetto finale deve essere che sgorghi direttamente, no? In realtà è passata da 1000 alambicchi anche questa musica, però l'effetto, l'illusione artistica è quello che sgorghi direttamente. Non così Brahms. Brahms si inventa una sorta di suo originale, io lo chiamerei lirismo riflessivo, in cui il sentimento è un sentimento pensoso e ha la laboriosità lenta del pensiero. Quindi paradossalmente qui c'è la non immediatezza come valore poetico. È l'effusione di qualcuno che guarda al passato con lenti spesse. Thank you.
Quindi diciamo la dimensione di autenticità e di verità del sentimento per gli altri romantici è l'attualità dell'istante, il qui ed ora. Per Brahms invece è il tempo, la storia, la memoria. Di nuovo il memento mori, il sepolcro fatto di suoni. Di nuovo la voce femminile a sorpresa. Sentite, guardiamo meglio la seconda frase femminile. È già bellissima la melodia, ma sentite cosa c'è in mezzo. Prima abbiamo detto che evocava al pianoforte 5 violoncelli, qui evoca 4 corni, che sul pianoforte producono l'effetto di una lontana reminiscenza di lieto scampanio. È uno dei pochissimi momenti sereni di tutto il pezzo. Lo suono a rallentatore così potete apprezzarlo. Sentite meraviglia. Vedete, ogni accordo è cangiante e cambia un po' la luce. Di nuovo il passo da accendini. Abbiamo visto prima una doppia rivisitazione trasfigurata, no? Quella degli echi dell'idillio pastorale e quella del duetto d'opera amoroso tra soprano e tenore. Ce n'è ancora, anche se il passaggio è lo stesso. Qui Brahms rivisita il luogo emotivo romantico della sera, presentissimo in Schumann. La sera, chiaramente qui si sente come intimità poetica e vicinanza a se stessi. Infine il proprio stesso sprofondare. Abbiamo visto un momento prima, abbiamo detto prima, si sprofonda, no? In modo sepolcrale nel tempo, nell'oscurità, nel suono. Questo era poco prima. Ma qui è uno sprofondare completamente diverso. Profonda nella sonorità, che è quasi come se fosse una sorta di crogiuolo, di bagno primordiale, di grembo originario delle cose. Questo senso riepilogativo, no? Che ha la musica di Brahms, la sensazione proprio di essere alla fine di un mondo. Sono gli ultimi bagliori dell'età dell'oro prima che il fuoco si spenga per sempre. Non è un nuovo inizio, bensì un'ulteriore ripetizione dell'inizio, sempre spostata verso il centro della terra. Quindi non c'è
rigenerazione e rinnovamento, ma riepilogo e chiusura. La stessa formula è messa all'inizio del pezzo, alla fine della prima parte e alla fine del pezzo. Possiamo quindi ben dire che il senso della fine è inscritto nel pezzo fin dall'inizio. E alla fine di questo incredibile percorso ci accorgiamo di un paradosso. Questo pezzo non è allegro né divertente, certamente, è profondo, è intenso, ma è anche pervaso, intriso di malinconia, di pensosità, di nostalgia. Eppure ci lascia grati e con l'impressione di aver ricevuto un regalo prezioso che ci arricchisce. È quello che io chiamerei il potere consolatorio dell'arte, che non c'è sempre, è una possibilità che a volte si ha. È il potere che ha l'arte e la musica in modo speciale, a volte, di riconciliarci con la vita, facendocene sentire le ragioni profonde in una luce piena di senso. È una delle ragioni per cui non smettiamo di amarla. Riascoltiamo tutto. Thank you.
Grazie. Allora, visto che siamo dopo questa serata in un clima di ascolto profondo e senza fretta, vi farò un bis che non potrei fare dopo una serata brillante e scoppiettante. Mi suono un preludio e fuga di Bach, uno dei più belli, toccanti, commoventi e profondi che abbia scritto, con il fa diesis minore dal secondo libro, del clavicembalo non temperato. E è un pezzo in cui si trova lo stesso senso profondo di commozione, ma addirittura proiettato sulla scala cosmica dei destini dell'universo e della salvezza universale. Ma il senso di fondo di commozione lenta di fronte alle cose è lo stesso. Godetevelo alla mia salute, come si dice.